Allora, può farti un attimo, per ribelle silenzio, vai, Lucio. Allora, Lucio Marzà, grazie di essere qui. Grazie a voi. Allora, io ti posso dire che qua ad Adriana sono a casa mia, cioè, perché questo è stato il punto di riferimento per tutte le persone nel periodo, diciamo, che c'erano tutte quelle chiusure che lasciano il tempo che trovano, però Adriana è rimasta sempre ferrea, è rimasta aperto sempre il suo locale, ha dato un servizio a tutti quanti. E la cosa che mi dispiace, sai cos'è? Che quando Adriana ha messo a disposizione il ristorante per tutti quanti, nel periodo quando tutti gli altri erano chiusi, allora qui c'era il super affollamento, erano diventati tutti amici, tutti quanti venivano qua a mangiare tutte le sere. Quando poi hanno riaperto i ristoranti, Adriana è stata completamente abbandonata da tutti. E io non la trovo una cosa per nulla corretta, assolutamente. Ha dato un segnale forte, un segnale dove ha dimostrato che la chiusura era quasi del tutto inutile. Cioè, ha dimostrato che nessuno si è ammalato qua dentro. Cioè, veniva la gente a mangiare e non si è ammalato mai nessuno. Cosa strana, no? Quindi, poi ripeto, Adriana c'è il cuore in questo ristorante, infatti si chiama il cuore di Napoli, e ha dato spazio a tutta la gente di poter perlomeno quell'attimo staccare la spina dal virus più letale che è stato messo in giro. E sai come si chiama questo virus più letale che è stato messo in giro? Paura. Perché è stato messo in giro solamente questo. Paura. C'è stato un lavaggio del cervello tramite le varie TV di Stato, non di Stato, tutto ciò che vogliamo, è stato messo in giro questo virus pericolosissimo e più contagioso di quel Covid, coronavirus, chiamiamolo come vogliamo, che si chiama paura, ragazzi. Volevo precisare che il sistema purtroppo ci ha indotto a non poterci esporre, cioè i medici non si possono esporre, perché se dici una parola contro Dio mamma, cioè succede il finimondo, sospensioni, e ne abbiamo visti di medici sospesi. Io sono un umile kinesiologo che ha collaborato con questa dottoressa e ha vissuto in prima persona che il Covid, SARS-CoV-2, coronavirus, chiamiamolo come vogliamo, era curabilissimo, soprattutto se preso in tempo. Infatti non ci siamo mai spiegati tachipirina e vigilattesa. Allora io mi faccio una domanda, come ci siamo fatti questa domanda insieme ad altri medici: se uno si rompe una gamba, attende 7 giorni, 8 giorni prima che gli vai a fare il gesso? Se uno gli viene un attacco di appendicite quasi a peritonite, che fai? Attendi 7 giorni per intervenire? Allora si è dimostrato che intervenendo subito si riusciva a curare tranquillamente un comunissimo raffreddore. Perché dico un comunissimo raffreddore? Perché il coronavirus c'è sempre stato, varie forme, però si parla di un comune raffreddore che è curato, non come dice qualcuno, con la liquirizia, con le macumbe e quant'altro, no, curato con semplici farmaci da banco, ok? Citiamo solo non citiamo il nome del farmaco, citiamo la molecola principale, vedi il nimesulide, vedi l'ibuprofene, vedi quando c'era di bisogno, perché non si dava a tutti l'antibiotico, quando c'era di bisogno l'eparina, quando c'era di bisogno lo scoagulante,
e nei casi quando iniziamo una tosse forte, un piccolo riabbasso di saturazione, il cortisone, ma non si dava subito a tutti. Prima iniziavi con i classici antinfiammatori, anche una semplice aspirina, anche una semplice aspirina bastava, però presa correttamente per un tot di giorni, due al giorno, perché sapevamo che in quel periodo è stato visto che la febbre faceva alti e bassi, onde evitare questi alti e bassi, l'antinfiammatorio si faceva prendere per un po' di giorni, dai 7 ai 10 giorni consecutivamente, in modo che non ci fossero questi sbalzi di temperatura. Con terapie domiciliari, noi abbiamo curato gente in tutta Italia, anche all'estero, Spagna, Inghilterra, Venezuela, Bolivia, Perù, gente italiana che tramite le amicizie che avevano in Italia contattavano terapia domiciliare. Terapia domiciliare all'epoca era una pagina Facebook creata dall'avvocato Eric Grimaldi, da una sua idea. Noi ci siamo iscritti scherzando, però siamo arrivati a fare turni. Io rispondevo al telefono la notte, Laura rispondeva al telefono durante il giorno. Quindi ci arrivavamo a fare i turni, perché erano così tante le telefonate, così tante le richieste d'aiuto, che a volte veniva difficoltoso, ma tanta gente ci diceva: ma dottoressa, dottore, anche mi chiamavano dottore, anche se io sono, ripeto, un umile kinesiologo, ci dicevano: ma come mai ci avete risposto di notte? E perché non dovevamo rispondere? Perché non dovevamo rispondere ad una richiesta d'aiuto? Che motivo c'era non rispondere ad una richiesta d'aiuto? Diciamo, più che altro con la pagina dell'avvocato Grimaldi di terapia domiciliare all'inizio, poi dopo, quando noi siamo usciti da terapia domiciliare, con il passaparola. Noi abbiamo continuato con il passaparola. Perché per come si è combinato il discorso del sistema, per tutte queste restrizioni che hanno fatto, per le minacce che hanno fatto ai medici, purtroppo si è arrivati al punto che una persona deve aver paura anche di esporsi e di poter dire la sua. Io ho un mio pensiero, ma questo non lo so, però un mio pensiero me lo sono fatto. Quello... Se ce lo vuoi dire? Non te lo posso dire, ma un mio pensiero me lo sono fatto. E già è abbastanza intuibile, quindi un mio pensiero me lo sono fatto, e come se non me lo sono fatto. Come dicevo prima, la paura che hanno, cioè il virus più letale che hanno messo in giro si chiama paura. Quello è stato il virus più letale. Con la maggior parte di questi pazienti siamo diventati amici, si è creato un rapporto di amicizia. Allora, con la dottoressa, ovunque noi andiamo, in qualunque parte d'Italia noi andiamo, e ci portano a cena, e ci portano a pranzo, si è creato un rapporto bellissimo. Alcuni si sono allontanati, ma è fisiologico, è normale che alcuni si sono allontanati, perché sono stati curati, punto e basta, non c'era quel rapporto. Però con moltissimi pazienti della dottoressa si è stretto proprio un legame di amicizia, è proprio rimasta un'amicizia. Cioè, io addirittura ho fatto prenotare una vacanza ad una paziente proprio di Roma, che mi telefonò che erano le 3 del mattino e mi diceva: Nuccio, devo morire. E io ho detto: ok, vabbè, facciamo una cosa, prima di morire ce l'hai il PC a portata di mano? Sì, aprilo e lo apro anch'io. Perché che devo fare? Devo morire. Ok, va bene, ma prima di morire dove andare quest'estate in vacanza? Ti parlo che questo era aprile, sì, fine marzo, prima del 2020. Sì, fine marzo, seconda ondata, fine marzo, primi d'aprile. Ma io devo morire, quindi non posso andare in nessun posto. Ok, ma prima di morire mi dici dove vuoi andare in vacanza? Insomma, tira e molla, tira e molla. Quella sera gli ho fatto prenotare le vacanze,
a questa coppia di persone che erano marito, moglie e due bambini e due ragazzi di Roma, sono partiti per le vacanze dopo. Cioè, loro avevano già la paura, col sentore che c'era in giro, che dovevano morire perché avevano contratto il Covid. Insomma. Perché noi lo sappiamo quanti danneggiati ci sono, ma non lo ammetteranno mai. Noi conosciamo una persona principalmente di cui vado fiero di essere amico, una persona del Veneto, che per aiutare la famiglia si è andata a vaccinare, ma è finita in sete a rotelle, sanissimo come un pesce. Quindi qualche domanda me la farei, non è una sola persona, ci sono tantissime persone, vedi Camilla, vedi tante altre persone che hanno avuto effetti avversi, ma che ancora tutt'oggi è un segreto, tutt'oggi devono rimanere in silenzio, tutt'oggi non vengono ascoltati. E questa persona, che ti dico io, è andata a parlare direttamente alla presentazione del suo libro con l'ex ministro Speranza, e l'ex ministro Speranza ha avuto la faccia tosta di dirgli che lui con quella maglietta stava uccidendo delle persone. Ma perché non guarda lui quello che ha fatto? Perché non guarda lui quello che ha fatto? Ha avuto questa faccia tosta di insultare un disabile causato dal vaccino. È riconosciuto che la causa è stata il vaccino. È una vergogna. Qui apriamo un altro tasto dolente, perché io ovviamente sono in piedi, non lo vedete, però anch'io sono un disabile, c'ho un'invalidità abbastanza seria e a causa del Covid io ho perso il lavoro, non ho potuto più lavorare. Mi spiegate una cosa, come per lo Stato italiano un disabile dovrebbe vivere con 300 e rotti euro al mese di assegno di invalidità civile? E se superi, se per pura disgrazia riesci a trovare un lavoro e superi la soglia, che credo sia intorno ai 5.000 qualcosa di euro l'anno, questo sostegno ti viene tolto. Io vorrei chiedere, e guardo in camera, al caro ministro delle disabilità, quando ci dicevi che io e tante altre persone abbiamo un progetto da proporti? Perché non si può vivere con 300 e rotti euro al mese, 348 esattamente, come può vivere un disabile? Cioè ragazzi, qua stiamo andando su argomenti dove io ho iniziato una battaglia e che nessuno purtroppo mi sta dando una mano. Io vi ringrazio perché mi avete fatto questa domanda. Nessuno mi sta dando una mano, perché credo che andremo a scoperchiare dei coperchi e vedere che in quella pentola ci sono tante cose che non vanno, e allora forse conviene rimanere così, ma io non mi fermo, assolutamente. E se qualcuno, lo dico pubblicamente, se qualcuno è intenzionato a darmi una mano, qualche avvocato, chiunque esso sia intenzionato a darmi una mano, si faccia avanti. Basta chiedere qua ad Adriana, hanno il mio numero di telefono, hanno tutto. Abbiamo creato un'associazione che si chiama Italia Unita da Nord a Sud e praticamente stiamo cercando di far capire al signor ministro che la disabilità è un qualcosa di importante, che un disabile non può essere discriminato. Parliamo di un invalido, ok? Non generalizziamo solo al disabile, parliamo di un invalido dal 75% in poi che percepisce questo assegno e in teoria non può lavorare, o se lavora non deve superare quella soglia di 5.000 qualcosa euro l'anno. Vogliamo creare dei posti di lavoro per queste persone? Ce n'è tanti posti di lavoro che possono essere creati per queste persone, anziché
nasconderli, creiamo dei posti per queste persone. Non diciamo ad un'azienda su un tot di dipendenti ne deve avere uno disabile. Allora, quando io sono stato assunto tanti anni fa, parlo dell'anno 2000, in un'azienda, quando io vivevo ancora giù in Sicilia, in un'azienda di Mister Bianco, mi hanno assunto sì come invalido, mi hanno assunto sì come disabile, ma tutti i lavori facevo tranne quelli che concernevano alla mia disabilità. Tutti me l'hanno fatta fare, finché a causa di un lavoro che non era di pertinenza di un disabile, io mi sono fracassato un dito della mano, operato tutto quanto, hanno avuto anche la faccia tosta di licenziarmi. Hanno avuto la faccia tosta di licenziarmi, quindi questo è il risultato. Quindi io chiedo che il signor ministro ci riceva come associazione. Io faccio parte e orgogliosamente faccio parte del comitato La Gente Come Noi con Stefano Puzzer, e riceveteci, che noi vi diamo le nostre idee, vediamo se è possibile cercare di risolvere questo problema nel più breve tempo possibile, perché il disabile non può aspettare, l'invalido non può aspettare. Le politiche di tagli ci sono da anni, ma veramente da anni ci sono le politiche dei tagli. Cosa ne penso? Ne penso che siamo sotto zero, perché io, ad esempio, ti porto un paragone dove vivo io, in Brianza. In Brianza ci sono migliaia di persone senza medico di medicina generale. Migliaia di persone senza medico. Ma non solo, io parlo della Brianza perché ci vivo, poi ovviamente io sono siciliano, sono catanese, guardo anche la realtà di Catania, anche lì c'è carenza di medici. Perché anziché pensare ad una cosa che credo che non si farà mai, ovvero il ponte sullo stretto di Messina, e spendere tanti soldi per il ponte sullo stretto di Messina, perché non andiamo a rinforzare la sanità pubblica, la scuola, ma in particolare la sanità pubblica? Perché non andiamo a rinforzare queste cose? È assurdo che per fare un esame, un attacco, una risonanza, no, e non ti dico le ecografie muscolo-tendine addirittura passano anni per poterla fare, oppure a pagamento, o privato agevolato o a pagamento. Cioè io dovevo fare un'ecografia addome, ok? Mi avevano dato l'appuntamento febbraio 2025 e io avevo problemi al pancreas, dovevo controllarmi. Febbraio 2025. Su Imbrianza mi hanno chiesto una cifra, ok, che io in quel momento non potevo spendere perché io, essendo un disabile e non lavorando, non potevo spendere. Sono dovuto venire qua a Roma, farla a Roma, e con una cinquantina di euro l'ho fatto. Cioè dalla Brianza sono dovuto venire a Roma, l'ho prenotata oggi e l'ho fatta il giorno dopo. Quindi vogliamo sistemare questa sanità? Ne hanno intenzione di sistemare questa sanità? Non vanno, ci sono molte cose che non vanno. Si va più sul privato, si tende a privatizzare il tutto, ma un comune operaio, un comune cittadino non può andare a spendere soldi per dei banalissimi esami che col servizio sanitario si possono fare tranquillamente. Lì parlano di budget, se supera il budget quell'esame non lo puoi fare, se supera il budget il medico non può prescrivere. Aumentiamoli sti budget, ripeto, anziché andare a spendere soldi per un'opera che non è quasi mai, non sarà mai realizzabile, che è quella del ponte sullo stretto, okay? Perché non andiamo a salvare la sanità italiana? Questa è la mia domanda che faccio e che farei al Ministro della Salute. Grazie. Grazie a te.